Crisi di governo Zaia, l'autonomia non ha colpe sulla disfatta della maggioranza. Crack popolare, il fondo di indennizzo passa il vaglio della Corte dei Conti e resta la Gazzetta Ufficiale. Controlli di vicinato individuati i referenti, intanto foto e sms di residenti fanno trovare la droga. La segnalazione dei residenti, quel sottopasso della Postumia è insicuro e troppo rumoroso. Salva il vicino anziano che si è sentito male nel cuore della notte, sente il suo lamento. Nei 500 anni del primo giro del mondo, deciso il restauro della statua di Antonio Pigafetta in Campo Marzio. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con TG Vicenza. La crisi di governo e i suoi riflessi nella nostra regione, l'autonomia del Veneto sarebbe la causa della rottura della maggioranza. Tuttavia il governatore Zaia rimanda al mittente ogni accusa, l'autonomia non è stata la causa della rottura. Il nostro servizio di apertura. Se è vero che il governo non sarebbe caduto sull'autonomia, è altrettanto vero che se oggi avessimo l'autonomia sarebbe stato difficile giustificare la caduta del governo. Ed anzi contrattacca: il blocco dei 5 Stelle sulle 23 materie su cui il Veneto ha chiesto di poter decidere è stato un falso problema. Non posso accettare, me lo lasci dire, che si dica che l'autonomia non è stata fatta, lo dicono sempre i 5 Stelle, perché Zaia chiedeva troppe materie. E allora io dico, ma perché non l'avete data al Piemonte che ne chiedeva 12 e non 23 come noi, o alla Emilia Romagna che ne chiedeva 15 e non 23 come noi e come la Lombardia? Poi si dice che tutta questa partita è una partita che non ha un progetto. C'è un nostro progetto, non c'è invece quello dei 5 Stelle. Però guardi, per tagliare la testa al toro c'è solo un sistema. I 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto hanno votato la nostra proposta di autonomia con le 23 materie. Adesso dicono che sono troppe, per cui non abbiamo avuto l'autonomia. Intanto vice premier Salvini ha ritirato la sua squadra ed ora il premier Conte non potrà non tenerne conto. Tutto preme per andare alle urne al più presto. Io spero che sia un governo nostro, però le dico che spero vivamente che non si facciano governi di transizione. I cittadini devono essere rispettati, si vada a votare, se si rispettano le date, ai primi di novembre possiamo avere un primo ministro incaricato che presenterà i suoi ministri. E a chi paventa venti di dittatura con Salvini premier replica: nessuno di questi si preoccupava di quando Renzi aveva il 42% in Veneto e la Lega era il 3%. Adesso si sono capovolte le fasi e quindi la Lega ha il 40%, 38% a livello nazionale, ha quasi la maggioranza se non anche di più a livello regionale, e adesso si preoccupano di chi prende tanti voti. Questa è la democrazia, se no bisogna fare una legge in Italia e dire che nessuno può superare una certa quota di consensi. Ma questo vuol dire dedicare l'Italia all'ingovernabilità. Crack ex popolari, il fondo di indennizzo delle vittime ha superato anche lo scoglio della Corte dei Conti. Ora si attende quindi l'ultimo passo ufficiale, ovvero la pubblicazione nella Gazzetta. Fondo indennizzo vittime del crack delle popolari. La crisi di governo ha fatto tremare moltissimi risparmiatori. La firma il 7 agosto del ministro Tria al terzo decreto attuativo aveva messo al riparo il fondo da ulteriori stop forzati, ma si sa, nel nostro paese gli inghippi burocratici sono sempre dietro l'angolo, in agguato. Nelle scorse ore infatti sembrava essere emerso un ulteriore problema, ovvero il via libera della Corte dei Conti, che peraltro aveva 60 giorni di tempo per esaminare il tutto. Troppo tempo, e con il governo che si sta sgretolando si è temuto il peggio. Di qui la corsa a Roma, ed oggi finalmente associazioni e risparmiatori possono tirare effettivamente un sospiro di sollievo. Abbiamo avuto conferma che il decreto attuativo del fondo indennizzo risparmiatori è arrivato il giorno 9 agosto ed è stato revisionato dai magistrati, quindi è tutto a posto, è stato ritornato al MEF che dovrà pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale nel giro di qualche giorno. Il ministro Tria infatti, dopo la firma, ha posto l'urgenza, costringendo la Corte dei Conti a prendere in esame immediatamente il decreto. Tutto pronto anche alla Commissione, che aveva il compito di definire modalità, tempi e regole per la richiesta di indennizzo. Ora non resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questione di qualche giorno, ma di fatto il fondo ormai sembra avviato a navigare in acque tranquille.
E parliamo di controlli di vicinato, perché devono ancora partire e i cittadini inviano segnalazioni ai comitati, fanno ritrovare addirittura dello stupefacente. Intanto sono stati individuati i referenti che si interfacciano con le forze dell'ordine. Controlli di vicinato, chi ha tempo non aspetti tempo, e così mentre questure e comune sono al lavoro per definire gli ultimi tasselli, i cittadini continuano a inviare foto e messaggi ai comitati per segnalare degrado, spaccio e luogo dove la sostanza stupefacente viene nascosta, come peraltro nel telegiornale di Rete Veneta abbiamo già avuto modo di mostrare. La gente ha cominciato non solo ma da ormai qualche settimana ad inviarci sempre maggiormente segnalazioni, che sono molto utili, perché negli ultimissimi giorni le nostre segnalazioni hanno portato a ritrovare della droga, dei parenti di droga che erano nascosti in via dei Mille, piuttosto che altre segnalazioni molto importanti che riguardano proprio lo spaccio. Se i cittadini sono già attivi, non mancano le novità anche sul fronte dell'atteso controllo di vicinato. In questi giorni i vari referenti sono sotto il vaglio, diciamo, della valutazione dell'amministrazione. Contiamo di dare i nominativi, di individuare i coordinatori, di dare i nominativi a tutti, alla stampa, entro una quindicina di giorni. Nominati i referenti, distruiti finalmente, potrà partire la fase successiva, quella sul campo, e già si guarda ad ampliamenti delle zone in cui sperimentare. Il passo successivo è l'operatività. L'operatività, partiremo sicuramente verso la metà di settembre nelle due zone di sperimentazione, ovvero sia quella di Viale Milano, Piazzale Bologna, e quella invece di Via Allende e San Giuseppe, e poi parallelamente partiranno anche le presentazioni nelle altre zone che stiamo valutando, ovvero sia quella di Ospedaletto e Anconetta e quella di Borgo Santa Lucia e Araceli. Nuove transenne in Piazza Castello a Vicenza, naturalmente la gente si divide e l'opposizione ha aperto una petizione per farle togliere. Sono utili e secondo me andrebbero messi tutti i vasi di fiori e abbellite, e sono buone perché salvano la gente, fanno andare il passaggio meglio, buone, però mettiamoci i fiori. No, non va bene questa recensione. Perché non va bene? Perché devi girare per andare a fare la spesa, devi girare o dare sotto la... È brutto da vedere, io ho visto più belli da fare, ma questa hanno fatto veramente una c***a. Sembra che va bene, non so, hanno fatto le strisce per il pedone, perché prima era tutto... Sì, diciamo tutto che... casino, esatto, diciamo che è un po' più... Più ordine, esatto. Attraversa senza nessun problema, no? Esatto. Per me è baldo. Piacciono, non piacciono. Le transenne che l'amministrazione ha voluto in Piazza Castello a Vicenza dividono i vicentini. La decisione di installarle è stata presa dal comune dopo l'incidente accaduto ancora in primavera, che aveva visto un bambino sfuggito al controllo dei nonni finire sotto le ruote di un autobus. Oggi queste ringhiere, che fanno bella mostra nella piazza, un po' delimitandola, sono diventate oggetto di discordia. Transenne che anzi hanno portato il consigliere di opposizione Raffaele Colombara a dar vita ad una petizione per toglierle. Questa petizione, che è nata dalla richiesta di tanti cittadini, è già oltre 500 firme in meno di due giorni, quindi un numero significativo. Il consigliere non vuole farne una mera questione di barriere sì, barriere no, ma quanto piuttosto aprire un dibattito su che tipo di viabilità si voglia in città. La vera questione qui è chi si vuole proteggere, se vogliono proteggere i pedoni o se vogliono proteggere gli automezzi. Qui, nonostante quello che si è detto, si sta andando a creare una strada con dei camminamenti a lato, e questo sta restringendo la ZTL, mentre in tutte le parti d'Europa si sta andando verso un tipo di mobilità completamente diverso. Tutti adesso torniamo dalle ferie, siamo stati andati a visitare qualche bella città con centri storici sempre più aperti. Aree urbane non curate, il sindaco Rucco convocherà i proprietari, obiettivo una maggiore sensibilizzazione al decoro. Aree urbane anche in centro storico poco curate, transandate, un brutto vedere in una città con palazzi storici e monumenti di richiamo per i turisti. Una situazione che non si addice ad una città come Vicenza, patrimonio dell'UNESCO. Il sindaco Francesco Rucco ha deciso di prendere in mano la situazione annunciando un'azione mirata, convocherà i proprietari. Obiettivo sensibilizzarli al decoro in aree private ma ad uso pubblico. Un esempio, incontrà Piazza Castello, dove il porticato è ad uso pubblico ma lasciato in balia di piccioni e diventato rifugio di senza tetto.
Ed ora la segnalazione è arrivata in redazione da un nostro telespettatore. Strada regionale 53 Postumia, Bolzano Vicentino. Poco dopo il casello di Vicenza Nord in direzione Cittadella troviamo questo svincolo per l'immissione alla provinciale 51 in direzione del centro del comune. Un nostro telespettatore ci ha segnalato l'elevato grado di usura del manto stradale che necessita urgentemente di una riasfaltatura. Una strada molto utilizzata giornalmente soprattutto dal traffico pesante che da qui si dirige verso Bassano ed è proprio il costante e assordante rumore soprattutto dei cassoni dei tir che incedono nelle buche a creare un pesante disagio ai residenti della zona. Il nostro telespettatore inoltre pone anche la questione sicurezza dell'asfalto sdrucciolevole soprattutto in previsione della stagione invernale. Queste curve a gomito nel sottopasso possono risultare insidiose se affrontate a velocità non idonee, una strada che andrebbe sistemata. Alle amministrazioni competenti perché si facciano carico del problema è l'appello del nostro telespettatore che ringraziamo e ci riserviamo di tornare sul posto per verificare la situazione. Continuate a portare le vostre segnalazioni alla nostra redazione di Rete Veneta, sia WhatsApp al 351 17 51 866 o via mail a vicenza@reteveneta.it o ancora attraverso il gruppo Facebook Amici di Rete Veneta Vicenza. E quindi il nostro cartello di TG Linea Aperta, quali sono i problemi che voi vivete ogni giorno davanti a casa, noi di Rete Veneta porteremo al sindaco di Vicenza o del paese dove abitate, quindi dite la vostra anche grazie ai riferimenti che vedete in questo momento in sovraimpressione. E continuiamo con altra cronaca da città e provincia. Tonezza del Cimone, paura per marito e moglie di Grisignano di Zocco che si sono visti venire addosso un autocarro Fiat Iveco. Il furgone, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta colpendo violentemente la parte anteriore sinistra dell'auto dei due coniugi di 53 e 46 anni. La coppia è stata soccorsa dal SUEM che li ha trasportati all'ospedale di Sant'Orso per le cure del caso. Per i lievi dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Piovene Rocchette. Bolzano Vicentino. Non si accorge del divieto di transito ai mezzi aventi altezza superiore ai 3,30 m e imbocca il sottopasso ferroviario, ma il suo autocarro, un Frigo Scania da 18 tonnellate, è alto 3,80 m. Poco dopo l'inizio della manovra, l'autocarro si incastra, provocando danni ingenti all'impianto frigorifero e al cassone del mezzo. Per liberarlo, la polizia locale ha dovuto chiudere completamente la strada al traffico. Vicenza. Anziano salvato dalla vicina di casa, via Toblino, a Laghetto, cuore della notte, la donna sente battere poi quella flebile voce che chiede aiuto, non ci pensa un attimo e chiama la polizia, sul posto arrivano anche i vigili del fuoco che con l'autoscala arrivano al terzo piano, entrano dalla finestra ed aprono agli agenti, riverso a terra c'è il 73enne in condizioni critiche, immediatamente trasportato dal SUEM 118 all'ospedale San Bortolo di Vicenza, ora il 73enne sarebbe in fase di miglioramento. E il comitato che si occupa dei festeggiamenti del 500° anniversario del viaggio di Antonio Pigafetta annuncia una grande novità. Oggi è un giorno felice per noi perché abbiamo avuto la conferma che il monumento di Pigafetta lo ripuliamo e lo daremo nuovo alla città il giorno 20, che è il giorno in cui parte questo meraviglioso viaggio. Già il 10 agosto c'è la partenza ufficiale del viaggio da Siviglia. Poi si fermerà a Sanlucar e partirà il 20 settembre, che è la data effettiva della spedizione. Antonio Pigafetta attese poi il 26 settembre a Tenerife, dopo aver effettuato uno scalo tecnico nelle Canarie, prima di avventurarsi definitivamente negli oceani, al fianco di Magellano, per compiere il primo giro del mondo. L'associazione Pigafetta 500 è entrata ufficialmente nel vivo delle attività per ricordare le tappe dell'epico viaggio. Stiamo elaborando questi tre giorni proprio per dare alla città di Vicenza la conoscenza della partenza di questo viaggio e inviteremo tutti i nostri cittadini a partecipare in questa grande avventura che durerà tre anni. Nella serata di Ferragosto ad Asiago verrà rievocata la partenza da Siviglia del grande navigatore, ma contemporaneamente si lavora già per le celebrazioni delle tappe successive.
La scelta poi di rinnovare la statua del nostro illustre concittadino è un'iniziativa doppiamente meritoria. L'opera si trova in Campo Marzio, luogo prestigioso per la città, ma decaduto per le pericolose frequentazioni. L'azione del recupero alla memoria di tutti del monumento rientra in pieno nello spirito dell'hashtag Riprendiamoci Campo Marzio, lanciato dal prefetto e sottoscritto da noi di Rete Veneta, per stimolare la volontà dei cittadini a riappropriarsi dell'area verde ultimamente così decaduta. Il monumento di Pigafetta, che è stato donato 50 anni fa dall'Associazione Marinai Italiani, oggi abbiamo avuto l'ok da un'azienda del territorio che ci darà tutto il materiale elettrico che serve, da una banca del territorio che ci aiuterà economicamente e con IMCPS lo ripuliamo e lo daremo nuovo alla città. Appuntamento tutti alle ore 10 il giorno 20 di settembre davanti al monumento di Pigafetta. E Rete Veneta vuole essere sempre più vicina ai telespettatori, dalla TV a internet, andate su Facebook e cliccate Amici di Rete Veneta Vicenza. Gli amici di Rete Veneta, siete già tantissimi ad aver aderito al gruppo Facebook creato per tutti i cittadini che vogliono portare idee, proposte e progetti. Vi ringraziamo, continuate a segnalare e documentare con foto e video disagi e problemi, suggerendo le possibili soluzioni. Noi porteremo la voce della community alle autorità competenti. Se non lo avete ancora fatto, siete ancora in tempo, mettete subito mi piace sulla pagina Facebook di Rete Veneta, poi sulla colonna di sinistra cliccate su gruppi, quindi cliccate sulla pagina gli amici di Rete Veneta Vicenza. Una volta dentro andate sul pulsante iscriviti al gruppo e il gioco è fatto. Quando vi arriverà l'approvazione potrete scrivere, commentare e inviarci le vostre segnalazioni, perché da noi la televisione siete voi. E siamo in chiusura, vi ricordo alle 21.15 il nostro talk show Focus. Ospiti della serata saranno Alberto Villanova, Alberto Ruggina, Settimo Gottardo e Patrizio Baroni. Io mi fermo qui, vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Le previsioni per domani. Tempo più stabile con residua nuvolosità al mattino sulla pianura e zone costiere centro-meridionali. In seguito in prevalenza soleggiato in pianura, sui rilievi modesti nuvolamenti. Clima più fresco e ventilato. Precipitazioni. Fino alle prime ore del mattino possibili residue precipitazioni, in seguito generalmente assenti, salvo qualche occasionale piovasco sui rilievi. Temperature in ulteriore diminuzione con valori massimi un po' sotto la media del periodo.